Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi, ragazzi, ho aspettato qualche giorno ma non potevo continuare ad aspettare. Oggi, ragazzi, voglio aprire per voi, con voi soprattutto, due baulozzi belli belli sugosi. Il primo, ragazzi, è quello che c'è qua nelle missioni, il baule leggendario. Chi ha seguito la live di ieri, non so se si è accorto, ho trovato, ragazzi, proprio alla fine, alle 10:30, ho trovato il fantasmone royalone. Quindi magari, sai, è fortissimo a livello 1, assolutamente non è malvagio, però non è che faccia proprio così tanto male. Già, magari averlo a livello 2 sarebbe una cosa molto interessante, perché no? E poi abbiamo da aprire, ragazzi, il baule del clan, 10 su 10, finito ieri sera, quindi ci abbiamo messo meno di 20 ore per farlo. Però siccome c'ho ancora le mani fredde, siccome c'ho ancora le dita un po' fredde, andiamo a farci una bella partitella prima di andare ad aprirci qualcosa di interessante. E un po' come va, siamo contro Tile Knoll dei Bacon United, grande zio. Qua si deve partire subito a spinta, ragazzi, subito la partenza spingendo. Lui gioca nella stessa direzione, purtroppo, la Princess, che fortuna, e il Gran Cavaliere. Va bene così, va bene così. Andiamo con lo Grider a danneggiare un paio di hit la torre e mettiamo un bel cavaliere centrale in modo da tirare via anche i suoi sgherri con la Fireball. Perfetto, ci pensa il cavaliere. Andiamo in protezione del barile con il nostro moschettiere. Qua non lo so, vediamo se la Princess, infatti, aveva bloccato il caballero. Se riusciamo a ripartire bene con i pipistrelli e a danneggiare. Attenzione al moschettiere che entra, fermato dal Miner. Direi di partire con il nostro domatore di cinghiali. Miner che torna indietro e gioca anche una gang. Che sfortuna, solo una hit per noi. Aspettiamo qualche istante e andiamo a tirare la zap. Bene così, bene così. Andiamo a fermare anche la Princess, che riesce comunque a tirare due hit. Princess a livello 3. Attenzione ancora agli sgherri, che sono molto molto insidiosi. Lì andiamo a deviare con uno spirito del ghiaccio, ne deviamo uno solo, peccato il secondo non si era fermato e riescono comunque a colpirci. Qua lui ha il Gran Cavaliere per aprire, quindi 2062, 2004 e 24, dobbiamo aspettare un attimino il suo Gran Cavaliere o comunque i 10 di Elisir per partire eventualmente noi. La fornace completamente larghissima, benissimo, lui giocherà il Gran Cavaliere adesso e arriva con un leggero ritardo. Grader ne tira uno, 1678, ne tira due, 1294. Andiamo a chiudere il Gran Cavaliere, lo portiamo a sinistra. Bene il moschettiere che ce la fa a fargli un po' di male, e andrei anche a congelarlo per continuare a danneggiare. Benissimo così, benissimo così. Abbiamo anche i pipistrelli che fermano di nuovo il barile. Si può ripartire con una partenza incredibile dello Grider. Vediamo se va. Andiamo solo a zappare qua, solo a zappare. Mi serve la Fireball per gli sgherri del suo Gran Cavaliere. Va bene il moschettiere, va a locare la torre. 624, 412. Non male, non male. Stuoli di spiriti del fuoco si stanno avvicinando. Bisogna stare solo attenti, ragazzi, a quella Princess. Non ho capito bene il suo barile, non credo l'abbia giocato benissimo in realtà. O Grader che entra 30 secondi alla fine, e qua bisognerebbe un attimo cominciare ad essere un po' più aggressivi. Quindi giù la Princess, andiamo sul Miner. Bene il moschettiere dietro che ci aiuta di nuovo ancora con il barile. Abbiamo i pipistrelli che si girano, possiamo andare a colpire. Riapriamo con il nostro Grader, vediamo se tutta la spinta vale la pena di essere fatta, non dovrebbe riuscire a fermarmelo. E quindi io, Grider, che tira giù a 9 secondi la torre di destra, apro con uno spirito del ghiaccio e la partita è assolutamente a mio favore. Andiamo a vincerci la prima partita, ragazzi. Tra l'altro ancora moschettiere a livello 9 sto usando, speriamo di raggiungere i 50.000 tra poco, che così lo potrò portare a livello 10. Allora io direi di andare ad aprire questo bel baulozzo del clan 10 su 10, speriamo di trovare qualcosa di bello. 1620 di gold, 7 skip, ancora 16 goblin lancieri, questi in realtà
Non li uso, non li uso! Ah, 41! Spiriti del fuoco, brutta situ ancora, brutta situ ancora! 52 Tesla, non si può, ragazzi! Non si può, 52 Tesla! Olè! 11 scaricuccioli! Questi invece, ragazzi, sono molto, molto desideroso di portarli a livelli alti, perché secondo me possono aiutare tantissimo l'upgrader. È che sono difficili da trovare. Avanti ancora, 16 Rocket! Potrebbe esserci qualcosa, potrebbe esserci qualcosa! Non c'è la leggendaria, non c'è la leggendaria, 131 barili d'ossa che dovrei potenziare perché non uso, ma dovrei imparare ad usare. Speriamo che almeno nelle epiche ci sia il boia. Vediamo un po', arrivano 3 golem, non uso neanche questo, peccato. Baule del clan, non molto interessante. Volevo però, ragazzi, provare anche un altro deck, è il deck col mortazzone. Lo riproviamo sempre nella sfida normale, nelle battaglie in ladder. Andiamo a vedere se ci è favorevole la sorte. Siamo contro Beefcakes 288 degli Arachnofobia. Buona fortuna anche a te. C'ha paura dei ragni, c'ha paura dei ragni. Apriamo, mi è scappato il dito, con due arcieri che vanno da una parte sola. Fa niente, fa niente. Lui apre con una, con un'orda di scheletrini, in realtà non mi interessa. Ci sono anche degli sgherri dall'altra parte. A questo punto spingiamo con lo grader sulla destra, vediamo un po' che cosa ha intenzione di fare lui. Gioca uno stregone di fuoco, andiamo col mortaio in difesa. Meravigliosa la combo Ogrider arcieri che porta la torre a 1773 e il mortaio in difesa dovrebbe andare sul suo stregone di fuoco. Molto bene, lo danneggia. Andiamo a tirargli un bel tronco, benissimo, benissimo. È uscito un golem al 7, il problema si fa abbastanza serio. Golem al 7 per lui, bisogna trovare il modo di fermarlo, e purtroppo senza l'orda di sgherri sarà una cosa abbastanza difficile. Riusciamo a tirare una hit sul golem, ma la situazione è abbastanza complicata. Benissimo la sua fireball, andiamo a spostare, andiamo a spostare, vediamo se anche la peccato, anche la furia. Vediamo di andare sulla strega notturna con la gang per tirarla via. Ok, non l'abbiamo in realtà tirata via, andiamo a zappare. Allora purtroppo c'è ancora il golem bao fresco, bao disponibile. Vi ho detto che senza l'orda di sgherri, ragazzi, è un casino fermare i suoi tank. Mi serviva proprio l'ordazza, mi serviva. Vieni così, bene così, gli arcieri ci aiutano. Golem rimane assolutamente ancora in vita, lui dovrebbe preparare il secondo golem, ma questa va giocata tutta in velocità. Bene che tira il secondo golem, bene che tira il secondo golem. Potrebbe tirare un'orda, è buono il timing del tronco, ma non così buono da andare a impensierire i suoi scheletrini. Vediamo un po' qua, vediamo un po' qua. Io non so bene cosa stia facendo lui, né con cosa stia aprendo. Andrei sopra con dei pipistrelli, dobbiamo giocare dietro la strega. Infatti gli mettiamo un golem del ghiaccio sulla strega, bene degli arcieri larghi e anche un mortazzone per andare a evitare che il che entrino le altre sue truppe. Bene bene, ci va anche la strega sul mortazzone. Ok, abbiamo fermato il golem, possiamo ripartire. Che fatica a fermare un golem, che fatica a fermare un golem. Fireball obbligata per lui, proviamo a spingere anche con la gang, aiutati dal golem del ghiaccio. Pronta la zap per l'orda, pronta la zap per l'orda, ne zappiamo un sacco, ragazzi. Bene la gang che entra, bene la gang che entra, ragazzi. 1030 e c'ha di nuovo il golem. Ho giocato male questo mortaio, ho giocato male questo mortaio che andrà sul golem. Parto comunque con lo grider, 14 secondi alla fine, 177, bisogna fermare il golem, bisogna fermare il golem. 2261 golem del ghiaccio, cioè volevo dire il mio coso del ghiaccio. 5 4 3 2 1, ci credo, non ci credo, me la tira giù alla fine, non ci credo, non credo di poter fare nient'altro. Devo provarci, però devo provarci, devo provarci. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. La va a pareggiare all'ultimo secondo. Non è possibile, che sfortuna, che sfortuna. L'ha pareggiata all'ultimo secondo e poi ovviamente ero scoperto, è riuscito a tirare giù le tre corone. Vabbè, andiamo comunque, ragazzi, a vedere il nostro baulozzo leggendario. Speriamo che c'è dentro un tronchetto o un mago di ghiaccio, non mi dispiacerebbe, ma anche il fantasma, perché no. Oh,
Un boscaiolo, non male, non male. Un boscaiolo, carta interessante da giocare con lo Grider. Peccato che io non l'ho mai usata, però vabbè. Piuttosto che niente, le mel piuttosto e disamilan. Piuttosto di niente, è meglio qualcosa. Beh ragazzi, io direi che per oggi il video può fermarsi qua. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!